Salve a tutti e benvenuti su Corsi Digitali, il canale che realizza tutorial di tutti quei software che riguardano la grafica. E non solo, perché oggi più che grafica ci occuperemo di come equalizzare la nostra voce. Allora, qui abbiamo un equalizzatore, che è un equalizzatore della iZotope. Voi potrete utilizzare qualsiasi tipo di equalizzatore, adesso uno vale l'altro, cioè più o meno, però quello che voglio spiegarvi oggi è quali sono i tre passi principali per equalizzare una voce al meglio. Allora, il primo passo che dobbiamo fare per equalizzare la nostra voce è quello di tagliare un po' le frequenze basse, quindi quelle che si trovano in questa zona qui. Allora, prendiamo il primo regolatore, diciamo, e se avete delle opzioni da poter settare in questo primo elemento che andiamo a selezionare, andiamo a scegliere HP, cioè vuol dire High Pass. Questo significa che lui taglia tutte le frequenze basse per far, diciamo, fa una sorta di filtro, cioè abbassando le frequenze basse. Quindi noi andiamo a diminuire la campanatura per essere un po' più precisi. Poi vi spiego meglio cos'è la campanatura. E iniziamo a tagliare, guardate, le frequenze, quelle basse. Non esageriamo perché poi la nostra voce risulterebbe senza bassi. Quindi possiamo tagliare anche fino, guardate, fino ai, penso fino ai 100, va anche bene. Questa zona qui che abbiamo tagliato è un po' sporca, diciamo così. In genere non viene quasi mai utilizzata. Ok, il secondo passo che dobbiamo fare è per rendere la nostra voce un po' più frizzante, diciamo più aperta. E quindi andiamo ad alzare le frequenze alte, che sarebbero quelle dall'altro lato, cioè quindi in questa zona qui. Selezioniamo l'ultimo, diciamo, modificatore, non so come chiamarli questi, e andiamo ad alzare, tipo così, guardate come la voce effettivamente sta cambiando. Non esageriamo come al solito, e qui utilizzeremo iShelf, cioè praticamente lui andrà oltre questo punto, andrà all'infinito sempre come lo abbiamo alzato. Quindi alziamo questo parametro anche di 7 dB, va bene, insomma. Ok, adesso parte una cosa molto importante, cioè quello di andare un po' più chirurgicamente su come aggiustare la nostra voce. Prendiamo uno di questi selettori, diciamo uno di questi punti centrali, ad esempio prendo il numero 4, lo alziamo tutto e andiamo a diminuire la campanatura. Che cos'è la campanatura? Se noi abbiamo una campana più larga, andiamo a prendere un certo numero di frequenze più larghe, mentre se la andiamo a stringere, andiamo in modo più chirurgico, cioè andiamo a selezionare solo un certo numero di frequenza. Quindi noi in questo caso avremo, ci serve una campanatura abbastanza stretta. E andiamo a scegliere, guardate, se io continuo a parlare, vado a cercare quella parte di voce che mi dà più effetto nasale, che non tanto mi piace. Ecco, per esempio qui intorno ai 1000 Hz esce appunto questa parte un po' nasale che non mi piace. Una volta selezionata la parte che non tanto ci piace, andiamo ad abbassare questo punto. Ok, non abbassiamo di molto, altrimenti poi la voce risulta perdere troppe frequenze. La stessa cosa adesso andiamo a fare nei bassi. Prendiamo una frequenza, una parte di frequenza bassa, andiamo a diminuire la campanatura come abbiamo sempre fatto e andiamo, guardate qui l'onda, ci sono queste parti di armonica che tendono ad alzarsi. Noi andremo ad alzare un punto che più piace il nostro orecchio, diciamo ci piace come risulta la voce. Quindi andiamo ad alzare un po' questo punto. Perfetto, questi qui sono i tre passaggi chiave. Alla fine potremmo dare un po' di boost, sempre nella parte alta, per rendere la nostra voce ancora un po' più aperta, diciamo. Ok, ecco qui come abbiamo regolato la nostra voce. E vi faccio vedere la differenza senza.
Ecco qui, questa era la mia voce iniziale, adesso se la vado ad applicare il nostro equalizzatore abbiamo un altro effetto completamente diverso. Quindi questo adesso è senza equalizzazione e questo è con equalizzazione. Ok, spero che questo semplice tutorial vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mettete mi piace, commentate ed iscrivetevi. Ciao, alla prossima!